armamenti nucleari. Teatro dei lanci è l'isola di Natale nel Pacifico. Dopo il mancato accordo fra l'Unione Sovietica e l'America per la messa a bando delle armi atomiche, gli Stati Uniti iniziano una nuova serie di esperimenti. Da un sottomarino nucleare in immersione viene lanciato un missile Polaris. Il fungo atomico prende a volte suggestive forme plastiche. A vederlo così non si direbbe che lo ha prodotto la più terrificante arma di distruzione che sia stata fabbricata fino ad oggi. Ma non escono solo armi dai laboratori statunitensi. Gli scienziati di Cape Canaveral sono al lavoro intorno al Ranger 4, il veicolo spaziale che ha raggiunto la Luna dopo un fantasmagorico viaggio di 64 ore attraverso l'ignoto. Mentre il Ranger 4 si avvia verso la rampa di lancio, giunge a Cape Canaveral il Saturno, il più potente razzo del mondo. Parte il Ranger, va ad aprire la strada al suo fratello maggiore. Il Saturno è destinato a portare nel 1968 i primi americani sulla Luna. Ecco la prima prova di lancio del nuovo razzo. Il suo carico è costituito oggi da alcune tonnellate di acqua. Fra qualche anno a bordo vi sarà l'uomo, che partirà per esplorare nuovi mondi.